Voce del Meridione, le notizie del giorno. Campania News. Vallo della Lucania, Salerno. Presidenza del Parco del Cilento, c'è intesa sul nome. La Regione Campania ha indicato Giuseppe Coccorullo, già consigliere comunale di Perdifumo ed esponente storico di Fratelli d'Italia, come nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il suo nome figurava nella terna proposta dal ministro dell'Ambiente alla Regione. Gli altri erano Marcello Feola e Luisa Maiuri. Ora dovrà essere il ministro Gilberto Pichetto Fraten a firmare il decreto. Polla, Salerno. Blitz della Lega all'ospedale di Polla. Il responsabile della sanità per la Lega Campania, Antonio Trimarco, con una delegazione del partito legato all'onorevole Attilio Pierro, nei giorni scorsi ha fatto visita all'ospedale Luigi Curto di Polla per un controllo sulla struttura. Ad accoglierli il responsabile della sanità pubblica della Lega nel Vallo di Diano, Pietro Gaito, tra l'altro infermiere nel reparto di ortopedia del nosocomio valdianese. Ancora una volta sono state evidenziate le carenze della struttura, soprattutto per quanto concerne il personale medico-infermieristico. La delegazione della Lega ha assicurato che verrà effettuata una comunicazione al governatore Vincenzo De Luca, che verrà presentata un'interrogazione e che se non ci fossero risposte convincenti si arriverà al Ministero della Salute. Salerno. Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno. Un nuovo sbarco di 21 migranti si è verificato al porto di Salerno, ieri 20 febbraio. Si tratta di cittadini di nazionalità subsahariana, di cui 3 sono minori non accompagnati e 2 donne. Sono stati recuperati da un mercantile al largo della Sardegna, dalla nave Eco Adriatica. La Prefettura di Salerno, con il supporto del Comune e del Nucleo Comunale della Protezione Civile, ha avviato le procedure per l'accoglienza. Dopo le procedure di identificazione e di controllo sanitario, effettuate con la Croce Rossa e l'Associazione Humanitas, alla presenza della Polizia di Stato, i migranti sono stati accompagnati presso la sede di Via dei Carrari. Buon Abitacolo, Salerno. Lo svincolo A2 di Padula Buon Abitacolo sarà adeguato in vista dell'alta velocità. Lo svincolo sarà interessato da lavori di adeguamento, insieme al tratto della strada statale 517, VAR fino all'intersezione con la SP378. Una nota dell'ANAS comunica ai comuni di Buon Abitacolo e Padula, i lavori da eseguire, dopo un incontro tenutosi lo corso 20 gennaio, presso la sede del comune di Buon Abitacolo tra i rappresentanti dei comuni di Padula e Buon Abitacolo e il RUP dell'intervento, l'ingegnere Antonio Citarella. Castel San Lorenzo, Salerno. Cassetta postale per le segnalazioni rivolte al sindaco. La cassetta, che ricorda le borse in pelle che utilizzavano i portalettere negli anni passati. A Castel San Lorenzo le segnalazioni rivolte al sindaco e agli amministratori possono essere lasciate in un'apposita cassetta postale molto originale. La cassetta è stata posta un po' di tempo fa presso il Belvedere Cosmo Capozzolo, non molto distante dal Palazzo Municipale. È un'idea nata per portare avanti, nel ricordo del consigliere Cosmo Capozzolo, le azioni di un amministratore attento ai bisogni della nostra comunità, si legge, tra le altre cose, nella targhetta affissa vicino alla cassetta. Sant'Arsenio, Salerno. Nasce la Scuola Civica delle Arti e dello Spettacolo. Costituita una Scuola Civica delle Arti e dello Spettacolo a Sant'Arsenio. La Scuola Civica, si legge sullo statuto, ha come proprio fine quello di concorrere alla più ampia conoscenza ed alla diffusione delle arti e della cultura sul territorio comunale, con particolare attenzione alle materie della musica, del teatro, della danza, quali elementi essenziali per la crescita culturale, sociale ed intellettuale della intera comunità sant'arsenese e dei giovani in particolare. Calabria News. Paola, Cosenza. Anche Nicola Gratteri alla Marcia della Pace. Ci sarà anche il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, alla Marcia della Pace al Santuario di San Francesco. L'iniziativa è stata fissata per domenica 26 febbraio alle ore 15.
E ci sarà anche l'arcivescovo metropolita di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. Sarà questo un modo, spiega la pastorale, per stare insieme e vivere la fraternità invocando dal Signore il dono della pace. Crotone. Salvò una dottoressa da un'aggressione. C'è un cavaliere della Repubblica Italiana dietro quella bancarella davanti all'ospedale civile di Crotone. C'è un uomo semplice, timido e riservato che il 4 dicembre del 2018 compì un gesto eroico salvando un medico che aveva appena finito il turno di lavoro da un'aggressione che altrimenti sarebbe stata fatale. Per quel gesto Mustafa El Aoudi, ambulante marocchino di 44 anni, pochi giorni dopo, è stato nominato dal capo dello Stato Sergio Mattarella Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ma è rimasto come ogni giorno dietro la sua bancarella di cianfrusaglie grazie alla quale riesce a portare a casa 15 o 20 euro al giorno. Ci sono voluti 4 anni, ma alla fine il suo sogno si è avverato. Il 2 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali al SIG. Mustafa El Aoudi, in considerazione dell'atto eroico di cui si è reso protagonista, intervenendo in difesa di una dottoressa, aggredita all'esterno dell'ospedale presso il quale prestava servizio, consentendo l'arresto dell'aggressore. Il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha consegnato a Mustafa il decreto, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, firmato dal presidente Mattarella. Basilicata News. Potenza. UIL Basilicata, serve un piano di recupero e il rilancio delle aree dismesse. I termini per la presentazione delle candidature all'avviso pubblico per la realizzazione del piano di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo, ex, Firema, nell'area industriale di Tito, Potenza, sono stati riaperti e le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 marzo 2023, lo ha reso noto il segretario generale della UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli. Ci auguriamo, ha commentato, che possa servire a riaccendere i riflettori sul presente e il futuro delle aree industriali dove persistono fabbriche da troppo tempo inattive insieme a capannoni e lotti in disuso. Potenza. Autonomia differenziata. Il consigliere Lucano Pittella, una follia, Bardi difenda la Basilicata. L'autonomia differenziata proposta dal DDL Calderoli indebolisce l'Italia intera e condanna alla scomparsa regioni come la nostra Basilicata. Ecco perché chiedo al presidente Bardi di difendere la Basilicata ed esprimere la netta contrarietà in conferenza unificata Stato-Regioni. A dichiararlo è il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, dopo la seduta straordinaria del Consiglio chiesta dalle minoranze per confrontarsi sul tema. Il dibattito, dice, è stato molto debole e confuso, quasi una ritualità stanca, mentre dovrebbe impensierire e mobilitare l'intera assemblea legislativa, fuori dalla retorica di partito. È un errore perdere lo Stato garante. Non abbiamo bisogno di autonomie, ma di differenze, collaboranti, in grado di coprogettare territorialmente. Ecco perché conclude, chiedo a Bardi una presa di posizione netta contro l'autonomia ed un coordinamento con gli altri presidenti regionali perché si faccia fronte comune. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. A furia di tagliare questo e di eliminare quello, la cancel culture ci seppellirà.